Buonasera, benvenuti al telegiornale di Canale 3 Toscana. Apriamo con un'operazione della Guardia di Finanza della Polizia di Siena. 8 persone e 18 milioni di euro sono al centro di questa indagine. L'operazione Incanto gira intorno a una società immobiliare dichiarata fallita nel 2019. 8 sono gli indagati a vario titolo, 2 per bancarotta fraudolenta, 3 per indebita percezione di erogazioni pubbliche, 1 per autoriciclaggio e altri 2 per malversazione di erogazione pubbliche. Polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito 5 misure cautelari per l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, sequestrati e sequestri per 1 milione di euro. Il sequestro è preventivo e finalizzato alla confisca del profitto dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché di autoriciclaggio. Le indagini di squadra mobile della Questura e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Finanza senese avrebbero individuato una costante attività di depauperamento della società immobiliare. Le distrazioni patrimoniali per 18 milioni di euro sarebbero avvenute col trasferimento con causali fittizie e diversi negozi giuridici di denaro e beni a società solo apparentemente terze. Inoltre ci sono episodi di sviamento di risorse pubbliche destinate al recupero di un bene immobile di valore storico-artistico, di indebite percezioni di sussidi previdenziali e di reimpiego dei relativi proventi illeciti in altre attività imprenditoriali riconducibili sempre agli indagati. La Procura ha chiesto l'adozione di misure cautelari per prevenire la reiterazione dei reati. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato le misure chieste dal PM, ad eccezione per reato di associazione per delinquere. È finito in carcere con accuse pesanti il comandante provinciale dei carabinieri di Prato, Sergio Turini. Corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici. Era arrivato a Prato nel 2021 dopo aver guidato la compagnia di Poggi Bonzi. Le misure contestualmente all'arresto di Turini sono finiti ai domiciliari un imprenditore tessile pratese e il titolare di un'agenzia di investigazioni private. Sono state eseguite dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale della provincia di Prato e Torino. Per l'ufficiale dei carabinieri anche le accuse di peculato, messa a denuncia di reato e omissione d'atti d'ufficio. Turini è accusato anche per aver intrattenuto rapporti col titolare dell'agenzia investigativa fornendo notizie riservate su un dipendente della stessa e gli avrebbe procurato dei clienti ricevendo in cambio utilità non meglio specificate. Gli investigatori di hanno contato 99 accessi abusivi alle banche dati alle forze dell'ordine per fornire notizie a un altro imprenditore ed alcuni conoscenti del tenente colonnello. Nel frattempo l'arma aveva avviato le procedure per il trasferimento di Turini in un'altra sede. Cambiamo argomento, 1000 pazienti seguiti dall'oncologia delle scotte, 500 tumori diagnosticati dalla LILT di Siena all'anno, 2 dati questi che ricordano l'importanza del fare prevenzione, anche perché sia all'ospedale che alla Lega Tumori si evidenzia un aumento dell'incidenza della malattia tra la popolazione, lo ricordiamo proprio a maggio, mese della prevenzione. Sentiamo il servizio di Marco Crimi. L'oncologia medica delle scotte segue in media 1000 pazienti all'anno perché l'incidenza dei tumori è in aumento, è il segno dei tempi con una popolazione che sta invecchiando e che quindi rischia di essere più suscettibile alle malattie. Ma c'è anche un incremento tra i giovani su cui la comunità scientifica sta indagando, quella di uno stile di vita scorretto, un'ipotesi accreditata per spiegare l'impennata, anche se ancora da dimostrare il rapporto causa-effetto. 5000 invece sono le persone guarite, ma che proseguono i controlli nell'unità operativa del policlinico. Basta questo per ricordare l'importanza del fare prevenzione, anche per riuscire a diagnosticare il cancro quando è in una fase precoce. Alcune campagne di screening sono ben strutturate, come quella per il colon, per la cevice uterina, per la mammella, ma come spiega Roberto Petrioli, direttore dell'oncologia medica delle scotte, non sempre bisogna muoverci in questo senso. Non esistono dei programmi di screening perché in realtà lì bisogna fare una prevenzione su quelle che sono gli stili di vita, quelli che sono i fattori di rischio che si conoscono. Ancora non esistono degli screening organizzati dal sistema sanitario perché non hanno
prodotto dei risultati. Molto attiva nella prevenzione la Lilt di Siena, intorno a 50 anni si individua la maggiore casistica di diagnosi, anche se la forbice di età si sta allargando. Non di rado alla Lega Tumori vengono scoperte patologie sia tra chi ha un'età inferiore ai 30 anni, sia in persone molto anziane, che però, grazie alla sensibilizzazione messa in campo, accedono a farsi i controlli ai primi sintomi. Effettivamente il nostro riscontro è che i numeri stanno salendo, e in qualche modo troviamo sempre più forme tumorali. Ma c'è un dato positivo. I tumori che troviamo sono sempre più piccoli, questo grazie anche a una tecnologia sempre più efficace. Non ci dimentichiamo che il nostro range è trovare tumori in fase precoce. Questo probabilmente l'effetto dell'aumento del numero è viceversa proporzionale a una riduzione del diametro. Quindi probabilmente stiamo trovando tumori che avremmo visto nel 2025, le troviamo adesso, ma verosimilmente sono quei tumori che ci aspettiamo. Ogni anno troviamo 400-500 tumori all'anno nella nostra popolazione senese. Un incontro sul giornalismo di guerra e un altro sull'intelligenza artificiale è partita oggi con questi due appuntamenti che si sono tenuti nella Contrada della Lupa e dell'Istrice, la terza edizione del Festival del Giornalismo che ha coinvolto tanti addetti ai lavori e che ha portato a Siena anche il sottosegretario con deleghe all'informazione e all'editoria Alberto Baracchini, il quale ha partecipato al panel sull'intelligenza artificiale e che a margine dell'iniziativa ha risposto pure a domande sullo stato del mondo dell'informazione sul caso relativo a Roberto Saviano, rimasto fuori dal programma italiano per la Fiera del Libro di Francoforte. Per noi c'era Gennaro Groppa. Ha preso il via oggi il Festival del Giornalismo con due incontri che si sono svolti nelle contrade della Lupa e dell'Istrice, uno sul giornalismo di guerra e l'altro sull'intelligenza artificiale. Due appuntamenti molto partecipati ai quali hanno preso parte tanti addetti ai lavori, studenti e che hanno richiamato anche il sottosegretario con deleghe all'informazione e all'editoria Alberto Baracchini. Chiaramente l'editoria italiana, come altri mondi, come altri paesi europei, non soltanto europei, attraversa molte difficoltà, anche perché l'Italia è un paese dove si legge molto poco. E i cittadini, dopo l'avvento di internet, sono convinti di essere molto informati, sono convinti di non dovere andare a cercare l'informazione, sono convinti di avere l'informazione sempre a disposizione. Questo non è del tutto vero, serve cercare di approfondire, serve anche capire che l'informazione è un bene costoso e quindi si paga. Io credo che ci sia la libertà di invitare o non invitare gli scrittori, le persone, gli esponenti del mondo della cultura. Ritengo che Saviano sia sicuramente un valore della nostra cultura e del nostro mondo editoriale e quindi credo che sia assolutamente nella libera scelta di invitare o non invitare questi esponenti agli eventi. Saranno in totale oltre 40 i relatori del Festival del Giornalismo organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo di Siena in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, con l'Università degli Studi di Siena e l'Università per Stranieri di Siena e con il patrocinio della Regione Toscana. Il Festival, che è giunto alla sua terza edizione, proseguirà domani con altri due appuntamenti nelle contrade del Bruco e della Chiocciola, nei quali saranno affrontate tematiche relative alla comunicazione culturale e a quella sportiva. Sabato mattina, poi, la conclusione con un dibattito nella selva che sarà incentrato su un tema delicatissimo, quello della comunicazione dei fatti di violenza di genere. Tavola rotonda degli ambassador della sanità italiana, appropriatezza in chirurgia robotica, malattie rare, gestione in pronto soccorso dei codici di minore gravità e valore strategico della comunicazione. Sono questi gli ambiti in cui l'azienda ospedaliera universitaria senese è stata impegnata al terzo open meeting dei grandi ospedali che si è tenuta a Napoli presso la struttura dell'azienda ospedaliera Federico II nella giornata di ieri e di oggi. Il direttore generale Antonio Barretta ha preso parte alla tavola rotonda degli ambassador della sanità italiana e ha ricoperto il ruolo di management advisor nella sezione intitolata Grandi ospedali, il posizionamento nel contesto sociale. Sentiamo le sue parole. Siamo presenti con tanti, con diversi professionisti e quindi è l'occasione per confrontarci con le tante aziende presenti, probabilmente sono rappresentate quasi tutte quelle italiane visto che ci sono 1200 persone, quindi è una grande occasione di arricchimento per riflettere anche sulle cose che stiamo facendo e sono certo che i colleghi coglieranno tanti spunti che valuteremo nei prossimi giorni di replicare, di valorizzare anche nel nostro contesto organizzativo.
C'è stato un momento in cui abbiamo riflettuto insieme ad altri direttori generali proprio su come si accompagna il cambiamento e come si può aumentare la probabilità di successo che lo stesso poi si realizzi effettivamente. E penso che forse una delle parole chiave è quello di programmarlo, il cambiamento, di spiegarlo, di condividerlo all'interno e fuori dall'ospedale, perché a volte può determinare in alcuni del malcontento, perché insomma cambia qualcosa, si deve uscire da una comfort zone, ma il nostro punto di vista principale deve essere sempre quello del miglioramento dei servizi nell'interesse dei pazienti, della collettività. Partirà da Montroni d'Arbia il nuovo progetto Benefit di Terre Cablate, Ma tu mi ami, riservato agli studenti della provincia di Siena. Seguendo il percorso avviato Ma con tu ci credi, per l'uso consapevole dei social, questa volta la società di telecomunicazioni ha chiesto all'equipe di esperti con cui collaborano da anni, la presidente di Donna chiama Donna, di sviluppare il tema dell'amore, ritenendo importante educare i giovani al rispetto e per prevenire la violenza di genere che si manifesta anche nelle coppie adolescenti, come dimostra una ricerca svolta su un campione di ragazzi tra gli 11 e 18 anni. Nasce così Ma tu mi ami, che sarà proposto per la prima volta mercoledì prossimo al Supercinema di Montroni d'Arbia, dove davanti a 90 ragazzi della scuola media inferiore Renato Fucini, la psicologa Elena Lorenzini e l'avvocato Elisa Ferri, insieme ad alcune volontarie di Donna chiama Donna e la presidente dell'associazione Rossana Sallucci, animeranno l'incontro con l'ausilio di video e attività didattica. Sentiamo le loro parole. Abbiamo voluto organizzare questa serie di confronti con i ragazzi delle scuole primarie, delle scuole medie, per sensibilizzare non solo i ragazzi, ma indirettamente anche le famiglie dei ragazzi, per quello che per noi rappresenta un problema oggi, basta leggere i giornali, un problema oggettivo molto serio che riguarda la nostra società, la differenza di genere. Per cui siamo ben felici di aver organizzato questo incontro. Ringrazio le nostre collaboratrici Elena Lorenzini e l'avvocato Elisa Ferri e l'associazione Donna chiama Donna, che ci ha supportato in questo percorso e con cui collaboriamo già da diversi anni. Oggi è il primo appuntamento, abbiamo un programma per il prossimo anno di replicare nelle scuole medie di tutta la provincia questo progetto, che si affianca poi all'altro nostro progetto Ma tu ci credi, che ormai credo sia 3 o 4 anni che stiamo facendo e che sta dando ottimi riscontri e risultati positivi. E chiudiamo il telegiornale come ogni giovedì con la rubrica dedicata ai libri a cura del professor Francesco Ricci. Sentiamo. Il profumo del basilico riccio è il libro d'esordio di Enzo Pugliesi ed è un esordio sontuoso, tenuto conto della qualità dell'opera e anche della ricerca condotta dall'autore sul piano della lingua, che vede una efficace mescolanza di lingua italiana e di dialetto siciliano. Ora, il profumo del basilico riccio è tante cose insieme. È un romanzo di formazione, un romanzo familiare, è un romanzo sociale. Infatti il viaggio del protagonista e voce narrante Vincenzo dalla Lombardia in Sicilia e poi il trattenersi in quella che era la terra d'origine dei genitori e dei nonni, da un lato consente allo stesso Vincenzo di crescere, di formarsi, e naturalmente la crescita e la formazione per Vincenzo, come per tutti, passano sempre attraverso le esperienze e gli incontri che facciamo. Dall'altro lato però la Sicilia, nelle settimane, nei mesi in cui Vincenzo la riscopre, si configura come una terra segnata dalla mafia,
E le conseguenze della presenza della mafia in terra di Sicilia vengono indagate non guardando soltanto ai grandi numeri, ai capitali che la mafia smuove e alle vite che distrugge, ma guardando proprio ai piccoli numeri, alla vicenda, ad esempio, familiare di Vincenzo e dei suoi cari. E quindi ecco che la società siciliana, la crescita di Vincenzo coesistono alla perfezione senza attrito alcuno. Buona lettura. E con questa rubrica si chiude il nostro telegiornale, io vi lascio al nostro post TG, poi come sempre alle 21 l'appuntamento con il racconto dei più bei cantieri del nostro territorio, grazie all'associazione ANCE Siena. Le news invece tornano come sempre domani alle 19, arrivederci.